Cari amici, lontani e vicini, quando il teatro è arte, la scena diventa sensibile ed il legno del palco muove i suoi muscoli, non importa se femminili o maschili. Lidia Massimi, fin da piccola, ha assorbito anche questo per vivere da libera attrice anche per la sua vita. Lidia, benvenuta fra di noi. Dici un po', ma tu ti sei laureata per fare l'attrice? Grazie intanto e ciao a tutti. Io sì, mi sono laureata con questo sogno nel cuore, quindi ho detto vabbè, intanto prendiamo una laurea, però attinente a quello che erano i miei desideri. E quindi... In cosa ti sei laureata e dove? Mi sono laureata a Roma in arti e scienze dello spettacolo, quindi teatro, cinema, televisione. Tutto quello che è la teoria, quello che c'è dietro, gli studi e i grandi maestri del teatro che hanno scritto. Alla Sapienza per caso? Sì, alla Sapienza. Hai studiato con qualcuno che ti è rimasto come amicizia, qualche persona che poi ha preso altre strade? Ah, beh, come colleghi, sì. Ci sono colleghi di cinema che poi sono entrati in case di produzione e poi come attori, tanti attori anche, però ecco, la maggior parte dei miei colleghi erano di cinema e poi sono diventati anche dei critici alcuni. Quindi. Bene, senti Livia, oggi il teatro e il cinema dove vanno? Dove vanno? Sicuramente è un periodo particolare per cui ci dobbiamo un attimo ricentrare. Leggevo un libro in questi giorni che parla di come il recitare, in realtà il teatro, sia talmente innato dentro di noi che non morirà mai. Ecco, cioè anche se abbattessero tutti i sedili, i palchi scenici, assolutamente è qualcosa che è dentro di noi, un desiderio, un bisogno di recitare e di veder recitare. Perché certo. In questo piacere di lavoro, quanto è necessario insistere per riuscire? È molto importante, è indispensabile, direi, perché si incontrano tante difficoltà e le prime difficoltà nascono da noi stessi. Cioè, se abbiamo chiaro quello che vogliamo fare e non è scontato, lì cominciamo a incontrare ostacoli, perché poi in questo studio di noi stessi, che è quello il teatro e la recitazione in generale fondamentalmente, il primo ostacolo siamo noi, quindi le nostre paure, dobbiamo affrontarle, andare sempre avanti. Certo, e per voi gente di spettacolo conta più l'applauso o il biglietto al botteghino? Bella domanda, ma indubbiamente direi l'applauso, perché credo che siano concordi anche i miei colleghi, quello che facciamo è prima di tutto una missione e quindi far arrivare qualcosa al pubblico, comunicare, e più vediamo la reazione, la soddisfazione del pubblico e più noi siamo contenti. Non però dobbiamo sottovalutare il fatto che è un lavoro, ecco, e quindi oltre che intrattenere, divertire e appassionare, come dice il nostro Presidente del Consiglio, noi dobbiamo pure magnà, ecco, detto proprio certo. In sintesi. E quindi, bisogna fare i conti, insomma. Bisogna riconoscerlo come un lavoro, perché questa risposta è già uno spettacolo. Senti, con il tuo gruppo hai portato teatro e spettacolo raffinato in giro per l'Italia e anche molto in Francia. Ci ricordi alcuni premi che hai personalmente ricevuto? Allora, con il mio gruppo, che è un gruppo comico, gli A4, intanto grazie per l'aggettivo che ci hai dato, il teatro raffinato. Si vede.
Beh, perché non individua il genere, ma piuttosto la qualità. Ed è questo quello che vogliamo profondamente portare avanti, cioè un teatro che sia fruibile da tutti, che sia divertente e anche emozionante, perché no? Però allo stesso tempo ricercare qualcosa, appunto, ricercato. Sicuramente con il gruppo abbiamo fatto tante esperienze e quello che è come nostro obiettivo è raccontare delle storie in chiave comico-parodistica. Quindi abbiamo affrontato il viaggio di Ulisse, l'Ulissea, abbiamo chiamato, e poi il viaggio di Virgilio. Ci siamo inventati un viaggio al contrario di Virgilio, che dopo aver accompagnato Dante alle porte del paradiso, anzi del purgatorio, perché è quello, si trova lì e deve tornare indietro. Che succede? Nessuno se l'è mai chiesto che succede a Virgilio quando torna indietro, e quindi nel frattempo abbiamo immaginato un salto temporale, un tempo sospeso, quindi sono successe tantissime cose, e ecco, questa è un'altra ricerca che abbiamo fatto, incontrerà personaggi un po' particolari. E questo è grazie alla penna di Enrico Paris, che è il nostro autore negli spettacoli, e la regia di Anna Maria Michetti. I ragazzi siamo in tre romani e un palermitano, Davide Di Meglio, gli altri sono Marco Giardina e Alessia Di Fusco, che saluto. Diciamo che abbiamo ricevuto il primo premio in Tutto e per Tutto nel 2017 con l'Ulissea, lo spettacolo che ho citato, al Festival Roma Comic Off, un festival nazionale che si svolge a Roma. Poi nel 2018 un altro premio, siamo stati premiati, io migliore attrice protagonista, tutte e due le edizioni, migliori attori caratterista, il Festival del 2019 di Montecompo, insomma tante soddisfazioni. E anche c'è da dire che Antonello Costa, che è un comico proprio siciliano, conterraneo, è un nostro sostenitore, quindi ci sostiene, ci supporta e ci aiuta anche nello scrivere e nel visionare i pezzi, soprattutto gli sketch che portiamo ai festival di cabaret. Complimenti per questi premi. Senti, Livia, dove proveresti a recitare con qualche trovata innovativa? Qui a Lipari. Dove vuoi? Allora, delle idee sicuramente mi sono venute. Questi giorni sto mettendo alla prova la mia creatività, la mia immaginazione, non avendo tanto altro da fare, studio, eccetera. E mi è venuto in mente al Marina Corta. C'è un bellissimo porticciolo, no? Un bello spiazzale, bellissimo. Perché no? Perché non creare qualcosa che possa essere un teatro nomade, un teatro itinerante? Perché no, su una barca? Creare un teatro dei pescatori. Teatro, oppure un titolo potrebbe, a te, vi porto a teatro. Bellissimo. Questo potrebbe essere. Certo. Senti, il tuo cavallo di battaglia o pezzo forte, se si può dire, qual è? Cavallo di battaglia? Diciamo che io sono quello che porto ai provini, diciamo, quello che esprimiti liberamente. Abbiamo due pezzi, diciamo, che porto ai provini e sono stati vincenti la maggior parte delle volte. Uno è legato alla tradizione classica, al teatro classico, è l'Antigone, che nella versione di Jean Anouilh, che è riportata, diciamo, dopo Seconda Guerra Mondiale, anzi durante la Seconda Guerra Mondiale, ed è un esempio classico di ribellione al sistema. E questo è un pezzo che mi piace molto ed è eterno, perché vale sempre.
E poi c'è, dal punto di vista comico, ho scritto un monologo sul mio nome, anche perché ironizzo sul fatto che spesso mi chiamo in nomi diversi dal mio, e poi un pezzo per esempio di Alan Bennett, che è un autore inglese che mi diverte molto, è di questa attrice che si ostina a dire che è una professionista, in realtà è proprio una scarpa. Ci vuoi dare in diretta un saggio di questo, immaginando il mare che si apre come le tende di un palcoscenico? Di uno di questi due pezzi? Quello che vuoi, o entrambi, apriti insieme a questo mare. Vediamo. Comprendere. Voi non avete che questa parola in bocca tutti, da quando ero piccola. Bisognava comprendere che non si deve giocare con l'acqua. L'acqua bella che fugge fredda, perché così si bagna il pavimento, e con la terra, perché così ci si sporcano i vestiti. Bisognava comprendere che non si deve mangiare tutto in una volta, dare tutto quello che si ha in tasca al mendicante che incontri e correre nel vento fino a che non si cade per terra. E bere quando sei accaldato e fare il bagno quando è troppo presto o troppo tardi, non quando se ne ha semplicemente voglia. Comprendere, sempre comprendere, io non voglio comprendere. Ecco, questo è il pezzo. Bravo. Ce l'ho a cuore. E poi tutta un'altra cosa. Di personalità ne mastico un po'. In questo libro che sto leggendo c'è un capitolo sull'argomento. È di un americano. Gli esperti in materia di personalità sono loro, gli americani. Fanno veramente scintille. Il regista non è molto vecchio, abito blu, cravatta allentata, maniche rimboccate. L'ho classificato un tipo da università. Mi fa: ciao Leslie, scusami se ti ho chiamato a quest'ora. Dico: scusa, in che senso? No, perché sono le 9:30 del mattino. Ma il giorno comincia quando deve cominciare, no? Il regista sei tu. Ecco, questo è un altro personaggio che mi piace molto. Bisognerebbe venire a pagare il biglietto solo per questo. Perfetto. Tutti al Lipari allora. Una curiosità, chi ti ispiri, se ti ispiri a qualcuno? Ecco, appunto, infatti ci pensavo, perché allora l'ispirazione nasce ovunque, da tutte le persone, le cose, i luoghi che incontro in realtà. Però se possiamo riferirci a qualche attrice che sì, mi ha segnato dal punto di vista artistico, sicuramente sono diverse, sono tre anzi, che proprio diverse tra loro. C'è Anna Magnani, che è questa forza, questa donna assolutamente passionale, forte, che ha anche recitato al Lipari, e infatti Vulcano è un storico film eccezionale, e ha avuto anche delle vicende un po' particolari, quindi una vita travagliata. Poi c'è Audrey Hepburn, che è un esempio per me di raffinatezza, appunto, di eleganza e semplicità nella recitazione. E poi c'è Anna Marchesini, che è una grandissima comica che stimo tantissimo, e fa parte del trio famoso a cui anche ci ispiriamo un pochino come gruppo, nel senso che cerchiamo una comicità nostra, però sicuramente delle situazioni sono possono essere simili, e lei sì, è molto importante nel mio percorso. E si notano questi lineamenti anche morali, anche tonali.
Da quanti anni lavori in teatro e al cinema? Perché ricordiamoci che tu, oltre a far teatro, fai anche del cinema. Sì, dal 2000, allora, diciamo che ho iniziato a studiare già da piccola teatro, però in modo professionale, diciamo, dal 2009. E quindi sono ormai 11 anni. 11 anni. Qual è la differenza fra cinema e teatro, o teatro e cinema? Allora, il teatro e il cinema sicuramente hanno un principio fondamentale, che è quello di raccontare la vita senza i momenti di noia, come diceva Hitchcock. E quindi questo è il principio fondamentale, però ci sono delle differenze, ovviamente dal punto di vista tecnico, per cui, cioè, in teatro le prove sono non ci sono, anzi tutto quello che succede anche in scena viene sfruttato, mentre nel cinema ci sono dei limiti. Per esempio, penso a un video girato l'altro giorno per promuovere uno spettacolo qui proprio a Lipari, vestita da ape, e io dovevo fare questa reazione, questo starnuto, e c'era il gallo che puntualmente, quando iniziava il video, cantava, e quindi quello non lo puoi sfruttare, come fai? Quindi questo. E poi ovviamente la recitazione deve trovare una semplicità, deve essere più asciutta al cinema. In teatro c'è bisogno di gesti più ampi, perché comunque il pubblico è più distante spesso e non riesce a vedere le espressioni, quindi tutto va riportato anche nel corpo. Anche al cinema è così, però in minore. Ecco. Senti, il museo di Lipari espone una quantità interessante di maschere teatrali. Ti piacerebbe recitare nell'anfiteatro del castello di Lipari, ispirandoti a una di quelle figure, e quali? Magari, sì, mi piacerebbe molto, perché è uno spazio magico, davvero. E le maschere sono molto belle, e pensare che poi fanno parte anche del corredo funebre. Queste maschere vuol dire che, cioè, sto dio Dioniso è il dio del vino, dell'ebbrezza, ma anche assicura a tutti eternamente una gioia e un benessere. Quindi vuol dire che il teatro è fondamentale, ragazzi. Dobbiamo confrontarci con questo mondo, con questi misteri. Detto ciò, la maschera, allora, ci sono diverse maschere di personaggi. Come tipo di attrice, anche che mi contraddistingue, perché poi c'è una divisione di ruoli, no? Io sono una caratterista, secondo la definizione dei ruoli di commedia dell'arte, non sono una prima attrice, quindi posso fare la servetta, la serva liscia, la servetta con i capelli lisci, oppure posso fare la serva ubriaca. Ecco, ho visto, per esempio, c'è un modellino che riporta quattro personaggi e sarebbe perfetto per il mio gruppo. Ognuno ha il suo ruolo: la padrona, la servetta ubriaca, il servo che viene nudo dal mercato. Perfetto. Gli ascoltatori ci sono per tenere le orecchie dritte e capire e pescare al volo le opportunità di cultura che passano anche da Lipari, veramente. Veramente. Quale posto panorama dell'Eolie ti lega, tu sei romana, no? Ti lega a Roma o viceversa? A Roma ci sono diversi punti, in realtà, perché è comunque un luogo del cuore, come questo. E una cosa che vedevo l'altro giorno, per esempio, che mi fa pensare a una Roma pasoliniana, in realtà, è questo punto di Canneto, dove si buttano in acqua i ragazzi, no? Mi ricorda un po' questi ragazzi di vita, questo porticciolo. E questo è molto romano, come
come stile. Poi c'è anche in realtà la Civita. La Civita è un gianicolo, per esempio, perché questa terrazza che ovviamente a Roma ci sono tutti i monumenti, eccetera, e qui c'è un mare stupendo, una vista panoramica bellissima, eccezionale. Senti, ma i giovani oggi vanno a teatro o a cinema? Bisognerebbe chiederlo a loro. Quanti anni hai? Io ho devo dire, allora, diciamo che... E se lo vuoi dire? Ho 31 anni. Portati bene. Sto in una fascia, sicuramente non faccio tanto testo, perché essendo addetta ai lavori, quando vado a teatro spesso, devo dire purtroppo, trovo più la percentuale maggiore di addetti ai lavori come me. Quindi sì, magari sono giovani, però sono anche interessati, essendo nel campo. Sicuramente il teatro per bambini funziona di più, questo l'ho scoperto in questi anni, quindi teatro per le scuole. Poi bisogna in realtà far sì che questi bambini tornino a teatro e quindi che abbiano una cultura del teatro, e quindi insegnarlo nelle scuole sarebbe magnifico, lo dico pubblicamente. Livia, oltre a recitare, è vero che canti e balli? Chi l'ha detto? La voce di chi ti segue a Roma. Allora, canto, i vicini lo possono confermare, però diciamo che non è che mi espongo così tanto col mio canto ancora, io sto in fase di studio. E ballo, anche questo possono confermarlo i vicini, ballo da sola, come il film, no? A casa soprattutto, poi capita negli spettacoli, però insomma devo lavorarci ancora un po'. Certo ragazzi, è così, questa è Livia Massimi, alla quale oggi si possono ancora battere le mani dal vivo, quell'applauso virtuale che sembra fuori dal mondo e che arriva dai tempi lontani, dal 530 avanti Cristo, e un greco di nome Tespide citò per le feste di Dionisio. L'oggi ancora fresco di ieri, la Melato, la Valeri, la Magnani, Titina De Filippi, la Marchesini, Fo e anche Albertazzi. Sono felici di vedere come Livia Massimi recita e bacia le parole che le escono dalla bocca con i suoni dettati dal cuore per volare con la vita moderna ma sempre impalchettata. Con Livia Massimo ringraziamo i lettori e ascoltatori del notiziario sparsi in oltre 100 paesi del mondo ed il webmaster Massimo Pagliaro, spettatore primo. Grazie Livia, alla prossima. Grazie a voi. Tanti auguri e tanti spettacoli di cuore, anche a Leone. Grazie, speriamo. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.